Buonasera a tutti e benvenuti. Solo una breve premessa per dirvi che gli scout di tutto il mondo hanno una tradizione musicale molto ricca. Hanno inventato canzoni fin dalla notte dei tempi. Quelle che sentirete stasera è la musica delle canzoni delle Aquile Randagie. Gli scout che si ribellarono al fascismo. Questa musica suonata e cantata farà dal fondo alla loro storia che vedrete in immagini d'epoca e filmati originali. Da scout giovani e stagionati ci siamo permessi di interpretare questa musica della tradizione per proporla meglio ai giovani scout di oggi. A proposito della tradizione, Gustav Mahler diceva: «La tradizione è un fuoco da tenere acceso, non è l'adorazione della cenere». Buon ascolto e buono spettacolo. Quella che stiamo per raccontare è la storia di un gruppo di ragazzi scout. Ecco qui alcune loro vecchie foto. Ci sono quasi tutti: Kelly, Baden, Aquila Rossa, Morgan, Ati, Sparviero del Mare, Volpe Azzurra e altri. Sono trascorsi molti anni e molti di loro non ci sono più. Eppure, ancora oggi mi sorprendo a guardare quei volti, a scrutare i loro sguardi, a ricordare le loro avventure, e sono lì a dirmi che è possibile vivere un sogno, un ideale, malgrado le vicissitudini della vita. Questi ragazzi avevano fatto una promessa, come tutti gli scout, e siccome ci credevano davvero, continuarono a fare gli scout anche quando la dittatura fascista li dichiarò fuori legge, e questa fu la loro resistenza. Come disse un giorno Kelly, il loro capo, e mantenne la parola. Thank you.
è vietato battere le mani. Così. Sempre la libera, libera, là. Quanto è bollo, dico io. Non è neanche vietato ballare. Nessuno poteva saperlo. Eppure, in quel festoso pomeriggio di settembre del 1925, il periodo d'oro dello scautismo italiano stava inesorabilmente finendo. 35.000 persone avevano ormai abbracciato il metodo di BP. Eppure, la fine era vicina. In un'altra villa Torlonia, qualcuno aveva progetti molto diversi per la gioventù italiana. La macchina nera del capo del governo percorre la via Nomentana verso Porta Pia. Un poderoso progetto di cambiamento ha investito il nostro paese e anche l'organizzazione della gioventù. L'opera nazionale Balilla è lo strumento con cui il regime fascista organizza e forma i giovani italiani. Dietro il successo indiscutibile dell'opera nazionale Balilla si nasconde uno scopo ben preciso. La spinta fondamentale del fascismo nei confronti dello scautismo, come di altri movimenti giovanili, fu la volontà fascista di eliminare ogni pluralismo, ogni autorità diversa nel campo dell'educazione. Sono sicuro che la prova odierna dimostrerà la vostra disciplina e la vostra forza. Così vi preparerete ad essere i militi dell'ideale fascista e i difensori della patria. Tutte le organizzazioni giovanili indipendenti, compresi gli scout, hanno le ore contate. Nel 1927 un decreto legge scioglie l'associazione laica e limita gli effettivi di quella cattolica. Ma l'ASCI sopravvive per poco. L'anno dopo viene sciolta definitivamente. Ai prefetti del regno, telegramma numero 11.799.
Richiamo attenzione, eccellenze loro, sul regio decreto legge 9 aprile 1928. A tenore etto decreto, eccellenze loro, entro il 13 maggio prossimo venturo, dovranno provvedere scioglimento formazioni e organizzazioni, associazioni giovani esploratori cattolici italiani, qualunque sia il comune nel quale risiedono. Le fiamme, cioè le insegne dei gruppi, vengono deposte in commoventi cerimonie segrete. In prossimità di firmare i patti lateranensi e nel proposito di salvaguardare l'azione cattolica, la Chiesa si trova costretta ad avallare lo scioglimento. Ma alla cerimonia di commiato mancava una fiamma, quella del Milano 2, il gruppo di Kelly. Proprio nello stesso giorno, nella cripta della chiesa del Santo Sepolcro, un lupetto pronunciava la sua promessa. Con l'aiuto di Dio, prometto sul mio onore di fare del mio meglio
per compiere il mio dovere verso Dio e verso il mio paese, per aiutare gli altri in ogni circostanza e per osservare la legge Scout. Fratelli, non cederemo. Da ora in avanti comincia per noi la giungla silente. C'è chi decide di rifugiarsi nella clandestinità. Il totem, cioè il soprannome scout di Giulio Uccellini, è Kelly. Kelly era un'eccezione. Io dico eccezione non solo come scout, ma come giovane, come trascinatore, come di una coerenza al di là dei limiti. Baden è il totem del sacerdote Andrea Ghetti, che fonda a Milano insieme a Kelly il gruppo clandestino Aquile Randagie. Baden era attaccato all'essenzialità delle cose, non alle cose che passano, alle cose che restano. E aveva capito nel giovane che dei tanti valori il valore supremo era quello di sapere che eravamo destinati a un mondo migliore e voleva che questo mondo migliore già incominciasse da qui. Lo scautismo non è per noi un ricordo, né tantomeno un passato, ma realtà vivente, attuale. Qui non abbiamo mai voluto né potuto rinunciare. Quando me ne parlò la prima volta mi disse:
ho scoperto il paradiso perduto. C'è un tratto in cui il sentiero attraversa un piccolo gruppo di baite. Si chiama la Stoppadura. Dopo poche decine di metri si incontra un tronco girevole che funziona da ingresso nella piana di Bresciadega. Si cammina nel bosco, mentre da lontano compaiono le cime rocciose innevate, con il torrente che scroscia impetuoso tra le rocce. Io, lì, sento vicino il paradiso. Fu in base a questo racconto che le Aquile Randagie decisero di esplorare la Val Codera, che divenne poi la loro valle. Durante un bivacco in Val Codera, Volpe Azzurra a Baden propose di insegnarci un nuovo canto che aveva composto per l'occasione. Lontano
La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori. La promessa scout recita di compiere il proprio dovere verso la patria, e la patria chiamò. Ma era davvero la patria o la follia di un capo irresponsabile? Tanti giovani partirono, e fra loro anche alcune aquile randagie, perché sapevano che se avessero rifiutato, la punizione sarebbe ricaduta sui loro familiari. Ma per chi rimase, l'attività clandestina continuò sotto la protezione della Nostra Signora della Strada. Thank you.
Grazie. Nel nord Italia è cominciata la resistenza. In questo momento tragico, le aquile randagie sentono che lo spirito di servizio le chiama ad aiutare i deboli e i perseguitati. Con un gruppo di parroci ed elementi della FUCI, Federazione Universitaria Cattolica Italiana, creano l'OSCAR, una sigla ancora oggi misteriosa, ma che ha il vantaggio di sembrare un semplice nome. La realtà è molto diversa. Le aquile mettono a frutto la conoscenza dei sentieri che portano verso il confine elvetico. OSCAR è un'organizzazione complessa che rapisce dagli ospedali persone arrestate, trafuga armi e sostiene agenti segreti alleati. In 20 mesi di occupazione tedesca, questi ragazzi coraggiosi fanno fuggire in Svizzera 2.166 ebrei, renitenti e ricercati politici. Anche Indro Montanelli viene messo in salvo. In più vengono distribuiti 3.000 documenti falsi e protette dall'arresto 200 persone. La Repubblica Sociale Italiana e i tedeschi sanno della sua attività, ma non riescono mai a colpire l'organizzazione clandestina. Io ho subito il carcere, ho subito il campo di concentramento, ho conosciuto la tortura. E quando è venuto il 25 aprile 45, la persona maresciallo di San Vittore a Milano, ed era lui ricercato e la folla voleva linciarlo, io l'ho aiutato. Cosa vuol dire l'ho aiutato? Come prima facevo i documenti falsi per gli ebrei, l'ho fatto anche per lui. Dire che non mi è costato non è vero, ma quando l'ho portato a casa mia e ho detto alla mia mamma, c'è qui il maresciallo Koch, mamma, lo aiutiamo, la mamma mi ha risposto, certamente siamo cristiani. Ecco perché io dico sempre che la fede me l'ha data la mia mamma. Nino Verri, in questo inizio di primavera, ha soltanto 20 anni. Al ritorno dall'addestramento in Germania, ha disertato la milizia di Salò e si è unito ai partigiani in Val d'Aosta. Quando viene catturato dai suoi ex commilitoni, probabilmente capisce subito cosa sta per accadere. Il parroco cerca di salvarlo. Inutilmente. Atmosfera di serenità, tutti attorno al fuoco riposiamo un poco e cantiamo assieme le vecchie canzoni. Cantiamo anche per voi, fratelli lontani. Un giorno voi partendo ci deste la mano, qua attorno vi vediamo, voi siete ancora qui, assieme a voi cantiamo come cantammo un dì. Vento della sera, questa atmosfera di serenità, tutti attorno al fuoco riposiamo un poco e cantiamo assieme le vecchie canzoni. Un giorno
giorno voi partiste lasciandoci qua. Il fuoco si spegneva nell'oscurità. Sentite, noi v'amiamo come v'amammo un dì. Tornate, vi preghiamo, noi vi aspettiamo qui. Vento della sera, tiepida e leggera, in questa atmosfera di serenità. Tutti attorno al fuoco, riposiamo un poco e cantiamo assieme le vecchie Signore, insegnami la Ruth, l'attenzione alle piccole cose, al passo di chi cammina con me, per non fare più lungo il mio, alla parola ascoltata, perché non sia un dono che cade nel vuoto, agli occhi di chi mi sta vicino, per indovinare la gioia e dividerla, per indovinare la tristezza ed avvicinarmi in punta di piedi, per cercare insieme la nuova gioia. Signore, insegnami la Ruth, la strada su cui si cammina insieme, insieme nella semplicità di essere quello che si è, insieme nella gioia di aver ricevuto tutto da te, insieme nel tuo amore. Signore, insegnami la Ruth, tu che sei la strada e la gioia.
la fiorrez, vuol dire battere le mani. Ed ecco, ora qua è venuto il momento, quello più atroce per me, perché devo ricordarmi tutti gli elementi della band e sicuramente me ne dimentico qualcuno. Alla mia sinistra, la vocina, la Wadukur, Federica Spotti. Un piccolo aneddoto. C'è il CD per la modica somma di 10 euro, qua se ne uscite sprovvisti. Il CD l'abbiamo registrato, avevamo mezz'ora a testa, tutti spaiati. Quella sera Pierluisa aveva la voce giù in cantina, abbiamo preso lei per i capelli e ha sostituito all'ultimo momento in modo più che degno. Un applauso! Alla vociona, non per stazza ma per timbro, c'è una generazione di differenza fra le due. La professoressa, ci sono altre professoresse qua ma non le menziono per la privacy. Pierluisa Merighi, detta Pier! Li ho scritti perché me li dimentico. To the bus, from Cengei, Molinello, Daniel Faenza, detto Daniel. Ha messo la testa a posto, lavora anche in banca, si è tagliato i capelli, è un buon partito, è libero, fatevi sotto. To the flute, flauto, non è il bicchierino che tanto odio, flauto. Dottor Francesco Saccardo, from AJC. Oste, si vede che gioca in casa, c'è l'applausometro qua che... Detto Google! Lui scarica dal PC l'impossibile! Quello che scarica lui in media al giorno non l'ho scaricato io in 4 giorni di beverone, di clismo opaco e di coloscopia. Dottor Google! Questa era una cavolata, ma... Tu de Balafon! Sapete tutti cos'è il Balafon? Il balafon è un po' il corrispondente nostro dello xilofono. Quando l'ho conosciuto, from Abbiate Grasso, è venuto con il balafon, che è lo strumento tipico africano. Io l'ho conosciuto in Africa, quando fanno la messa in Africa, e lì c'è tutto uno stuolo di musica, è tutta un'altra cosa. È venuto questo balafon con le zucche, le pere, gli zoccoli, fantastico, solo che non potevamo usarlo. La faccio breve, il grande, l'amico, Fosten Sama from Ajeshi. Ha due bambine splendide nella Ajeshi. Sentirete le sue mirabili note nel CD che troverete. E sul tavolo ci sono due fanciulle bellissime per la modica forma, per la modica somma di 10 euro, ok? C'è un pacco così, preparate. To the violin. Stai dormendo e è stanco. ha studiato tutto oggi, lo stressano i genitori, fai gli esami. Una persona a me molto vicina, lo dico sempre, l'ho detta anche all'ultimo concerto al Metropole di New York, è il mio vicino di casa. Federico Cuscunà, detto Cuscus. Lui nel CD, che forse non vi ho detto, che troverete fuori in bacheca, per la modica somma di 10 euro, e più vado avanti, e più aumenta se non lo beccate. Lui ha... E tutti un po' sono i componenti del CD che troverete fuori per la modica somma di... La mente diabolica, che ogni 9 mesi partorisce qualche creatura, come l'ultimo libro a fumetti. Orco giù dalla chitarra. Il libro a fumetti che è ancora in vendita sulle acque e landaggi, e da lì è stato il Big Bang, la scintilla che ha fatto scatenare tutto sto carrozzone Circo Togni che abbiamo qui. Ci conosciamo praticamente dal concepimento, su letti separati. La nostra bella Fisa, detto Fisa,
Bigatti Fabio! From Ajeishi, Mashi, ce li ha tutte lui, ce li ha. Anche lui lo troverete sul CD per la modica cifra di 10 euro. Okay. L'artista per eccellenza, 360 gradi, Nisi in stazza, e ce li ha tutti, musicista, compositore, mago, voce narrante, From Ajeishi, il mago Ujiji. Nel disco CD che abbiamo registrato, che troverete fuori in bacheca, sue sono tutte le composizioni e la ricerca filologica, è andato a beccarsi tutta l'origine storica di tutte le canzoni che sono presenti nel CD che troverete fuori appeso. Un applauso a Gigi. Il regista del filmato, nonché art director. Sue sono le composizioni e l'arte grafica che troverete dove? Che dove si trova? Quanto costa? Emma Locatelli, detto Spielberg. Lui è custode non solo della Val Codera, ma ormai è custode di tutte le Aquile Randagie. Mi sa che il prossimo spettacolo all'Opera dovremmo chiedergli i diritti d'autore. Emma Locatelli. Un grande artista, ma soprattutto un amico ritrovato. Era presente fin dagli albori della Nord Orchestra, poi si era perso perché c'è chi viene, che si sposa, e si era perso. Nel momento più triste della mia vita, è comparso dal nulla e da lì non poteva non venire qua stasera. Ma il padre che da lontano... Il figlio prodigo, il grande Raimond Bati, batiamo le mani! L'essenza della band. Lui sta un po' questa band in maltra insieme, come Gualtiero Marchesi sta alla cucina italiana. Agostino Migone, la UCAT! Invece a lui dovrete chiedere i diritti d'autore quando canterete e perché dovrete cantarlo, Vento della Sera. Un applauso ad Ago! Alla mia destra, non so come definirlo perché è partito come maestro di chitarra, poi è finito come amico, vedo più lui che mia moglie ultimamente, scherza amore, non ti preoccupare. Produttore del CD che troverete dove? Nella modica somma, abbiamo registrato nel CD nei suoi studi. Freddo dalla Madonna, umidità, c'erano, prendevamo i porcini a posto del... Era nel complesso dei Cream, ma ha litigato col chitarrista. Ha suonato davanti a Papa Wojtyla, questo è vero, nelle giornate di Loreto, giusto? Lui è modesto, lui frega un cacchio. Il grande Facco Paravicini, arrangiatore, e lui una... No, più, oh! Per un amico ritrovato, tutti continuano a dirmi qua come se fossi rimbambito, lo so, c'è un motivo per cui l'ho tenuta per ultimo. Per un amico che abbiamo ritrovato, c'è un'amica che ci lascia. Lei è sempre stata carissima, è un po' quello che dà la leggerezza al gruppo. Ci lascia non perché è incinta, aspetta un bebè di 2 mesi, non è vero, ci lascia
perché è straoperatissima di impegni, la grande Letizia Guido, la nostra violinista, fino a una settimana fa, poi stasera ha tirato fuori la viola, è andata bene lo stesso. Adesso arriveranno due damigelle. Non le vedo. Che porteranno un piccolo omaggio. Un applauso a Letizia. Questo sarà il suo ultimo concerto, ma forse riusciamo a farla ripensare. E un grazie a tutti voi. Grazie. Manca uno. Dico io. Allora, la seconda mente criminale della band. Chi porta borse? Che sono suoi. Ma che, va, si è picchiato. Non è vero. Studio, quando sta operando.